Tutti e benvenuti, anzi bienvenidos en este nuevo video. Esatto. Hoy hablamos de Encanto. Yeah. Si vede la felicità? Quando uscì il film, la community di TikTok impazzì letteralmente. Tutti, tranne me. Non lo so, non mi ha entusiasmato tanto. Giustamente ti starei chiedendo, ma quindi Lal, perché hai deciso di farti del male? Che cosa ti affligge? Gli occhiali sono rotti, come la tua autostima, cara. Così fanno abbinamento. Quindi perché proprio Encanto? Ma non lo so. Ma chissà. Ma perché? Ma chi lo sa? Ma perché VVB? Mettete mi piace! Vi annuncio solo che... Che c'è? Perché sei confuso? Cosa stai guardando? Non mi dire che hai letto Eknonat invece che Encanto. Bro! Ora che ci penso anche io lo leggo così, o no? Lo leggerò così d'ora in poi adesso, no? Dicevo, in realtà un mini riassunto di Eknonat è già stato fatto con Ga! Questo sarà la versione extended e molto più traumatica. Cominciamo! Sarò un po' cattiva. Encanto inizia col buio. Magari fosse così tutto il film. Che c'è? Ho avvertito che sarei stata cattiva. No, dai! Inizia con una bellissima bambina con gli occhiali. Non so voi, ma io gli unici personaggi con gli occhiali che mi ricordo sono della Pixar, non della Disney. Per la Disney mi ricordo soltanto Bellwether e Zio Paperone. Mirabelle is the new Zio Paperone, ma senza una lira. Nonnina racconta a Mirabelle di quando era appena giovincella, quando forse ancora aveva un'anima. Ed aveva appena dato alla luce 3 pargoletti con il suo coniuge Pedro. Oh, non vedi il nonno! Per via della guerra, la coppia e gli abitanti del paese dovettero lasciare la città, ma furono scoperti nel cammino. Abuelo provò a guadagnare tempo, ma purtroppo ne rimase vittima. Ed è lì che nacque il miracolo. La candela, molto importante nel film, ma che ha creato tantissima confusione, poi vi dirò, diede inizio ad un incanto, creando un posto sicuro, addirittura sollevando le montagne. Addio a tutto l'habitat della fauna circostante. La mia casa! Papà, che succede? Tranquilla tesoro, porterò te e i tuoi 27 fratelli al sicuro. Nessun tucano verrà abbandonato. Che tu sia maledetta umanità! Sì, la dura verità. Comunque, dal nulla apparì una casa. Enorme, colorata e piena di vita. Peppa is not impressed. Ed eccoci qua, Abuela, un posto sicuro in cui vivere e crescere i suoi bambini burrito. Evviva, buon per lei. Il resto degli abitanti si attaccano. Ogni membro della famiglia Madrigal ha un talento, ovvero un potere speciale, donato dalla casa. O dalla candela? Da entrambi? Boh. Come? Toccando il pomello della porta della stanza a te assegnata che si creerà dal nulla. Sarebbe un ottimo B&B. E dopo aver toccato... No, aspetta. Prima devi toccare la candela e poi il pomello. Cioè, la candela ti dà la forza di aprire il pomello e il pomello poi già dalla magia... Capito che confusione? E poi, quando succede? Mi viene da ipotizzare sia il compleanno? La comunione? L'onomastico? Santa Pepa? Dai, ipotizziamo sia all'11° compleanno. Se in Inghilterra ti arriva la lettera per Hogwarts, in Colombia hai il tuo talento. Ehi, bella questa teoria. Se fosse davvero così, ti piacerebbe di più vivere in Inghilterra o vivere in Colombia? La magia o i superpoteri? Sinceramente, io superpoteri. E tu invece? Fammelo sapere nei commenti. Light! Ma ciao, da quanto tempo? Vieni che facciamo due chiacchiere. Sei ancora impegnato a dimezzare la popolazione? Non vogliamo saperlo. Hai scritto il commento? Bene. Se non l'hai scritto, Light verrà a prenderti. Abuela dice a Mirabelle: soltanto tramite questo talento potrai veramente rafforzare la comunità, aiutare e rendere fieri tutti. Soltanto così. Abuela, e nella remota possibilità che io stasera non riceva alcun talento? Ah beh, diseredata, subito, feccia dell'umanità, pecora nera, un peso. Se non
non si fosse notato, il talento della nonna è quello di diminuire la tua autostima. Momento non aprire quella porta e titolo! Mirabella è cresciuta! La casa può riordinare, fare areggiare le sale, perfino metterti le scarpe, probabilmente anche l'antifurto. Cioè, chi vive dentro può non fare nulla. Ma adottatemi! Sarò l'Al Madrigal! L'Al Madrilal! C'è una teoria per cui lo spirito della casa sia in effetti lo spirito di Pedro. Che ne pensate voi? Fatemelo sapere nei commenti. Anche Light è curioso. I figli non custoditi dei vicini vanno a stalkerare Mirabelle. Quando inizia la festa? Stasera. È la festa di tuo cugino Antonio, figlio di tia Peppa, fratello di Dolores e Camillo, giusto? Esatto. Persone che conosciamo, visto che conosciamo te, avendoti appena chiamata per nome. Giusto. Bene. Chi sono Madrigal? Ho perso il film, mi sono persa qualcosa? Va bene che è una domanda conveniente visto che siamo all'inizio del film e bisogna presentare tutti i personaggi visto che sono 40 sotto un tetto. Però sapete chi sono io, sapete della festa, invadete puntualmente il mio spazio domiciliare. I vostri genitori non ve l'hanno mai detto. Impossibile! Lo Spettegules esiste. Mirabelle, per non sclerare, ci fa un grande regalo. Eh sì, sono passati ben 40 secondi e non c'è ancora stata una canzone. Ma rimediamo subito. Anzi, Cassita, pensaci tu, pure la musica fa. Cassita è Alexa proprio. Riguardo la musica, è curata da Lin-Manuel Miranda, o Mirando, come piace chiamarlo la Disney. È un errore di battitura che ho notato dalla descrizione che c'è sul PC, sul browser web. Mi ha fatto molto ridere, perché con questo errore capisco che dietro la Disney ci sono anche persone come me e non un'entità perfetta. Anche se adesso non è che sia così tanto apprezzata. No, no, ehi, sto tornando ad essere una persona dolce e amorevole. No! Ora sono una persona. Sono cattiva. Sono una diavolal. Una cica malal. Fermatemi. I Madrigal, per aiutare i cittadini di... della città di... del borgo di... vabbè, usano i loro talenti. E questa prima canzone racconta l'intero albero genealogico della famiglia con un ritornello che si ripete all'infinito, causando la perdita di 2000 cellule cerebrali. La famiglia Madrigal, la famiglia Madrigal, la 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 la. Basta che si ripete all'infinito, porca miseria. E in questa canzone appunto si racconta dei loro quirk. No, è vero? Che talenti, c'hanno dei quirk questi! Niente, come non detto, siamo la UA! Ah, tra l'altro, mesi fa sono uscita di casa, strano, poi mesi fa, bella, e sono andata in un negozio di una marca di vestiti e ho visto collezione My Hero Academia, io sai, dai, andiamo a vedere, e vedo questo. Ma non avevano abbastanza spazio per la testa di All Might? È solo All, senza Might. Io, scusate, mi faceva troppo ridere. Ecco, infatti, invece che parlare della canzone, presentiamoli come se fossero gli studenti della UA. Nessuno sa dove è Antonio! Che ti aspetti da me? Nome Peppa, nome d'eroe Meteoropatia. Quirk Weather Control, il meteo cambia a seconda del suo umore. Utilità, l'unico modo per essere utile è essere felice per far stendere i panni oppure piangere per irrigare i campi. Frase ad effetto, se a me arriva il ciclo, a voi un ciclone. Nome Camillo, nome da eroe uno nessuno 100.000. Quirk muta forma. Utilità qualsiasi. Ingannare criminali o infiltrarsi ad eventi esclusivi. Averlo come migliore amico ha i suoi enormi vantaggi. Frase ad effetto, per colazione biscotti e crisi esistenziali. Ci sono passato. Ai, Agustin. Nome Julieta, nome da eroe Cooking Mama. Quirk tagliatelle di nonna Pina. Utilità guarisce ogni malanno. Speriamo più di quanto faccia Paperino in Kingdom Hearts. Frase ad effetto, la mia Patong. Grazie. Oh, figurati. Nome Isabella, nome da eroe Barbie fiorista. Quirk Guns N' Roses, può creare fiori di ogni genere. Utilità nessuna. Addobbare per i matrimoni? Frase d'effetto, piantala. Spostati, mi farai cadere un asino. Nome Luisa, nome da eroe All Might con l'ansia. Quirk super forza, originalissimo. Utilità, spostare gli asini e ballare con loro. Frase d'effetto, Nome Dolores, nome da eroe Dolores alle orecchie. Capita? Quirk? Mi sento. Utilità, sente ogni cosa a miglia di distanza. Con lei scordati la privacy. Frase d'effetto? E qual è il tuo talento? Cara bambina, vedi, non serve avere un talento per sentirsi parte della famiglia, perché in realtà le vere fondamenta, ciò che ci lega, è la mamma. Non ha nessun talento. Neanche uno. Però lei è incapace. Non è speciale per niente. Disastro totale. Vile progedie. Capito, cari bambini? Forse il tuo quirk è negare la realtà.
Conosciamo i genitori di Mirabel, Julieta e Agustin. Julieta è l'unica con l'accento spagnolo in tutta la famiglia. Ha fatto l'Erasmus? Mirabel, non devi sforzarti per essere accettata. Ti vogliamo bene esattamente come sei. 2 secondi dopo la nonna. Sai che c'è, m'aiuti se non m'aiuti. Se vuoi qualcosa ti diseredo. Sai cosa devi fare, no? Io me ne starò in camera mia, senza il minimo rumore, fingendo di non esistere. Tutti sono alla ricerca di Antonio. Antonio, l'ognomo. Siamo in America Latina e stiamo cercando qualcosa. Direi che c'è soltanto un esperto che può aiutarci. Hola, soy Dora. Dove sta Antonio? Te lo dico io, debajo della cama. Che francese? Porello, patatino, c'hai l'ansia? E se sono inutile come te? Acci tua, che poi sono anche mia, quindi lasciamo perdere. Sì, perché a Mirabel non è andata tanto bene. Ah, che emoziono! Non vedo l'ora di aggrappare tutte le opportunità che mi saranno date con questo talento. Oh, come dice la mia dolce nonnina, l'unico modo per essere importante. Apriti sesamo! F4. Si è crashata la porta. C'è un glitch. Riavviate la casa. Spegni e riaccendi. Candela.exe ha smesso di funzionare. Ahimè, Mirabel non ha ricevuto nessun talento. Per questo che c'è tutti l'ansia per Antonio. Ma ora torniamo al presente. L'intera casa è in festa. Fa, disfa, cucina, prende i cappelli, intrattiene i bambini, date un aumento a casita. Questa candela ha donato ad ogni membro della famiglia, o almeno a quelli importanti, un talento per poter servire la gente di questo paese. Questa sera un altro schiavo, Madrigal riceverà il proprio talento e diventerà speciale. Sento delle leggere frecciatine. Tranquillo Antonio, andrà tutto bene, e se così non sarà, almeno non sarò l'unica a avere questo peso addosso. Cosa? Cosa? Salve! Salve a lei! Cortesemente, non è che ospiterebbe tutta la fauna locale? Siamo quelli a cui avete distrutto la casa anni fa. Mi sembra lecito che adesso invadiamo i vostri spazi, come voi avete distrutto i nostri. Ah, certo, certo, ci mancherebbe, prego. Grazie, gentilissimo. Boom! Tutta la foresta in casa! Evviva le malattie! E finalmente si è aggiunto un altro eroe alla scuola della UA! Nome? Antonio! Nome d'eroe? Tarzantonio! Quirk, richiamo della foresta! Utilità! Potrebbe letteralmente farci crescere una sensibilità ancora più profonda del mondo animale grazie alla comunicazione con loro. Frase d'effetto? Che bella festa! È ora di una foto di famiglia! Non hanno visto che non c'era. Mi ha fatto una pena. Che poi anche se tu esponi il tuo disagio, loro dicono, vabbè, scusami, potevi venire. Non è che devi aspettare che ti chiamiamo noi. Non è che abbiamo occhi dappertutto. Sì, è anche vero. Però fa male. Perché a volte ti chiedi, no? Ma tutto questo sforzo che sto facendo per farmi accettare da queste persone, ne vale la pena? Non fanno nessun passo verso di me, perché io devo farne 1000 verso di loro? Che roba, ragazzi. Mirabel è chiaramente felice e triste allo stesso momento. Felice per Antonio, perché mai avrebbe voluto che tutto quello che ha passato lei fosse accaduto anche ad Antonio. Ma triste per la confusione, perché ai tempi magari era la candela che stava finendo la magia quando non ha funzionato con lei. E invece no. Non ti preoccupare, Mirabel. Hai tutto il diritto di lamentarti. Nulla che una canzone non possa alleviare. A proposito di rottura, allora già vi cucino, vi lavo, vi intrattengo gli ospiti, ora pure gli animali. Avete idea della sporcizia? E basta, mamma, avete rotto, letteralmente. La casa cade a pezzi, la candela non arde più come prima. Il cielo sta cadendo. Che vecchio sto film, non l'hanno visto neanche tutti. L'avete visto? Voi commentate. Presto, il cielo sta cadendo, la candela non arde più, non c'è qualcuno un accendino. Ora basta. Continuate i festeggiamenti. Musica, clap clap. Questo clap clap vi ricorda qualcuno? Un personaggio molto simile a questo, ma di un altro film a cui ho dedicato un altro amorevolissimo riassunto. Eh? Che caldo. Ah, aspettate, pausa. Torniamo a noi. Ma non ho mentito, te lo giuro. Probabilmente quella mattonella ti è caduta nella cabeça. Ma non me lo sono inventato. Sabes che, mi amor, io penso che sta serata era un po' mucho para ti. Ma mi stai ascoltando? Claro che sì.
Te, magna e va a dormire. Pensandoci bene, è così che inizia la storia di un cattivo. Poteva diventare la cattiva, ci hai pensato? Ma Mirabelle ha lo spirito del guerriero, il fuoco del villaggio della foglia, lo spirito del simbolo della pace. Vuole capire cosa causa l'indebolimento della magia. Come si fa? Dolores, tu che sei tutto perché sei una spiona. Io non sono una spiona. Chiedi a Luisa, lei ha un sacco di segreti che io ovviamente so. Luisa è intenta a raccattare asini, tanto per cambiare. Sti asini scappano sempre. Tizio, ma cambia lavoro, fa il panettiere, non lo so. Luisa, dimmi tutto, dai. No. Dai. No. Dai. No. Tipico dialogo tra sorelle. Luisa, se non mi dici cosa c'è che non va, io ti nascondo i pesi. Sai che roba. Allora ti nascondo il power bank. Non puoi farlo! Voglio dire, va tutto da Dio, andiamo. Una vita così, dove firmo? Ok, D&D ci deve correre in aiuto. D20 su inganno, Luisa. 4. Mi dispiace, non ce la fai. Va bene, ti racconto tutto. E quale migliore modo per farlo se non... Non dirlo. Con una canzone! Oh, seriamente, con queste canzoni non ne avremo mai abbastanza. Forse mi piego, ma non mi spezzo mai! Ok, questa mi è piaciuta. Sono colpevole, vostro onore. Ora che la riguardo, ad un certo punto parla di Ercole. Eccolo là. Sapete cosa? Mi sarebbe piaciuto un casino se avessero fatto la versione CGI del nostro Ercole. Inoltre questa canzone è stata fatta palesemente per TikTok, eh? Cioè dal ballo alla musica, cioè tutto, non potete dirmi il contrario. E sembra, non so per certo che magari faccio una figuraccia, che il testo sia diviso in 3 parti corrispondente ai suoi 3 stati d'animo. E ogni parte ha parole con caratteristiche specifiche. Secondo me, eh. La prima parte, in cui lei conferma la sua forza fisica e anche emotiva, lì si sentono delle parole con molte consonanti. Cattedrali, massi, forte, furia, incombente, montagna, imponente. Poi, quando si toglie la maschera, ecco la seconda parte in cui mette in dubbio tutto ciò che è. Le parole con tante consonanti si alternano a quelle con tante vocali. Oltre alle onomatopee. Tic, tic, boom, pop, frac, tric, track. E la terza parte in cui prevalgono parole con tante vocali per dimostrare la leggerezza. Ma cambierà io pace invece davvero? Boh, almeno questo ho notato. Oppure l'ho ascoltata così tante volte che inizio a sentire cose. Luisa finalmente confessa a qualcuno la sua insicurezza, la pressione che ha addosso ogni giorno a causa del suo talento così importante. Consolata dall'empatia di sua sorella, la abbraccia e le rompe tutte le costole. È che non sto molto tra la gente. Si vede. E inoltre, se devo dirtelo, sono io che faccio scappare gli asini per avere degli amici. Ambulanza! Anzi, Giulietta, porto una casadiglia! 2, anche una per me. La verità è che prima che Tio Bruno andasse via aveva avuto una terribile visione sulla magia. E quindi che devo fare? Semplice, entra nella sua torre disabitata da anni e trovala tra le mille e mille macerie. Buona fortuna! Ma come, non vieni con me? No. Ora abbiamo un altro indizio da scovare. Hola, soy Dora! Troviamo l'indizio assieme! No, no, grazie, non abbiamo bisogno, grazie mille, possa via! Mirabelle entra nella torre di Bruno, piena di sabbia! Abbronzatissima, sotto i raggi del sole. Trova dei frantumi di cristallo che ricompongono la sua figura. Ma ho davvero i capelli così? La caverna delle meraviglie si risveglia! Fedeli, avete toccato il tesoro proibito. Ora non vedrete mai più la luce del giorno. Scappata per un pelo da morte certa, balza in un'altra possibilità di morte certa. Ciao, Abue! Che stai facendo? Perché sei in circolazione? Perché sei zozza? Perché esiste? Sempre un piacere. Non sto facendo niente di male, non farei del male a nessuno. Mirabelle mi ha fatto piangere! Te lo scordi il power bank. Finalmente è arrivata in camera, al riparo da occhi indiscreti. Ah sì, mi sono ricordata che in questa casa non esiste privacy. Senti, tia Peppa, ma tio Bruno... Come osi fare il suo nome, razza rincosciente? E che devo dire, tu sai chi? Non si nomina Bruno! Che è il titolo?
titolo della prossima canzone. Non si nomina Bruno, in cui Bruno viene ovviamente nominato mille volte. Oh, la canzone, quella che ha fatto impazzire tutti i social. Oh, vi giuro, la mia pagina dei per te di TikTok era così. Basta! In questa canzone si racconta come mai è così detestato. A causa del suo talento, quello di avere le visioni del futuro. Non aveva mai degli esiti positivi, mai. Ecco, balle perché Isabella, ad esempio, ha predetto un futuro radioso. Anzi, rose e fiori. Vabbè, comunque, se odiamo una persona che non ci può far nulla. Ma il mio pesciolino è morto! È tutta colpa di Bruno! E come mai è mancato, signora? Perché non gli ho dato da mangiare per una settimana. Ah beh! Dannato Bruno! Bruno is the new Dinkleberg. Insomma, tutti, e dico tutti, sanno che cosa ha fatto Bruno. Tutti tranne Mirabel e Antonio, perché non era ancora nato. Mirabel scopre che Bruno aveva predetto la distruzione della magia a causa sua. Augustin, da buon padre, dice: non lo diciamo a nessuno. Ma ovviamente la privacy è un optional nella casa Madrigal. Ma questa sente proprio tutto. C'è pure quando vanno in bagno. Che vitaccia. Ma anche per lei, eh. Tutti a cena! Ehi, la magia sta per svanire. I talenti stanno dissipandosi. Sono tutti sotto chiaro stato di stress. Perché non invitiamo gente e costringiamo uno di noi a sposarsi? Brava Abuela! Premio Nobel! Premio Mirabel! Che poi? Ma come Abuela sta programmando il matrimonio di Isabella e Ken, ha programmato anche quello di Julietta e di Pepa? Perché ci ha azzeccato, eh? Abuela wedding planner! Non ti azzardare a dire niente, o prendo quei baffetti e ci strozzo! Ma io non ho i baffi! Tu avrai pure il super udito, ma io con questi occhiali c'ho la super vista! Ovviamente spiffera tutto! È fin troppo realistica questa famiglia. E ovviamente va tutto male. Gli ospiti vengono infradiciati e picchiati. Caro, ma Guendalina, la figlia della sarta, non è meglio? Ma cosa dice? Noi siamo una famiglia rispettabile, ha capito? Te beva che si dimentica così, dai. Va tutto bene, noi siamo perfetti e io sono calmissima. Dov'è quella progedia insolente? Mirabel, seguendo i ratti, l'igiene in questa casa è un'utopia, raggiunge uno strano cunicolo vicino alla stanza di Dolores e vede qualcuno. Una strana figura si aggira tra le mura di Hogwarts. E chi è? Oh, noi non pronunciamo il suo nome. Lui è atleta, c'è 50 anni ma ancora dà, Dai, Jonathan Drake! Tocco legno? Non dovevi trovare quella visione. Marlin? Sei tu? È finito Nemo, Non ci era arrivata subito, Dio, Bruno non ha mai lasciato la casa. Perché ama la sua famiglia. È rimasto lì, tra vecchi ricordi e toxoplasmosi. Solo, per tutti questi anni a coltivare il suo vero talento. La recitazione. Sono Hernando e non ho paura di niente. Boh, personaggio preferito. Era ora che arrivasse. La sera in cui non hai ricevuto il tuo talento, ho avuto una visione che però non mi era chiara. Potresti sia distruggere la magia e salvarla. Me ne sono andato perché tutti pensano che dica solo fatti disastrosi, quindi... Vabbè, comunque, dipende tutto quanto da te. È tutto sulle tue spalle, non le mie. Quindi dovrai affrontare tutto quanto da sola. Sì, quindi buona fortuna. Ma in questa famiglia, quando c'è da aiutare, si fanno i cavalli loro, e quando c'è da spifferare, sono i primi? Sì, fin troppo realistica come famiglia. No, col cavolo, Tia, tu mi aiuterai e come? Va bene. Dammi le mani. Che c'è? Boh, sì, vivi con i ratti. Presumo che non ti lavi visto che non esci. Io la salmolenna non la voglio prendere. Cosa? Per gli altri non si nomina Bruno, per te non si nomina il sapone. No, boh, basta, mo ci rinuncio, me ne vado. No, dai, scherzo. Vedo. Un disastro, eccala, di nuovo, boh, basta, ho finito io. No, aspetta, guarda, c'è una farfalla. Qui Ron Weasley avrebbe apprezzato tantissimo. Sto facendo un sacco di reference a Harry Potter, ma che è? Per salvare il miracolo, tu devi... Ma è necessaria questa voce? Oh, ma posso fare il mio lavoro? Mi devi criticare ogni 2 secondi. Io neanche super in lotto ti predico, sai. Tu devi abbracciare tua sorella. Oh, che fortuna. Cosa? Oh, ma non è possibile. Mi hanno detto non viene mai abbracciata. Per forza che vivo con i topi. Quello che non mi trovo meglio. Ok, devo fare buon viso a cattivo gioco. Isabella! Che
che vuoi? Volevo solo scusarmi. Per forza sei inutile. E tu sei una perfettina egoista! Credi che mi piaccia essere così? Io non volevo sposarmi, sto facendo tutto questo per la famiglia! Quindi tu hai finto per tutto questo tempo e sei stata cattiva con me per nessunissima ragione? Brava, eccoti un Oscar per la tua falsità. Ah, una pianta grassa. Ci dovrei dedicare? Oh no. Una canzone! In pratica questa canzone parla di come vorrebbe smettere di far sbocciare fiori e iniziare a creare piante carnivore in grado di uccidere persone. Barbie Massacro comincia a piacermi. È un trionfo di colori, colori di qua, colori di là. Sapete che cos'è questo, vero? Questo è Art Attack! Finalmente la maschera della perfezione di Isabella cade! Grazie a Mirabelle e alla candela, gli è gusta, agli abitanti invasi da spine un po' meno. Questo ha un intero cactus conficcato nel polpaccio sinistro, ma tutto bene! Abuela, hai visto che attacco d'arte? Un attacco di cuore mi fai prendere tu, altro che! Ma come, non vedi che sto salvando il miracolo? No, lo stai distruggendo, è tutta colpa tua! Excuse me? Qua Mirabelle finalmente raccoglie tutto il coraggio per buttare fuori tutto quello che ha dentro. Ascoltiamolo bene. Io non sarò mai abbastanza per te. O sbaglio? Non importa quanto ci stia provando. Non importa quanto tutti noi ci stiamo provando. Luisa non sarà mai abbastanza forte. Isabella non sarà mai abbastanza perfetta. Bruno ha lasciato la famiglia perché tu vedevi solo il peggio in lui. Bruno non aveva a cuore il bene di questa famiglia. Lui ama questa famiglia. Io amo questa famiglia. Tutti noi amiamo la famiglia. È a te che non importa. Come osi dire che... Il miracolo sta morendo per colpa tua. Intenso, devo dire, intenso. Molto bello però. Mirabelle corre per salvare la candela e rimane quasi schiacciata dalle macerie. La candela smette di bruciare. Mirabelle scappa. Lei è dispersa e tutti iniziano a cercarla. Hola, soy Dora! Oh, ma hai rotto, eh? Abuela, da grande segugio qual è, la ritrova, solo lei. Lei è cresciuta usando i tartufi, lo so. Quel luogo è il posto in cui Pedro perse la vita e il miracolo invece prese vita. Abuela rivela a Mirabelle il suo passato, che a noi viene presentato con una canzone! Strappa lacrime. La delicatezza della musica si sposa con la delicatezza della situazione. Due innamorati che partono con i loro bambini e gli abitanti in salvo dalla guerra civile, che potrebbe essere la guerra dei mille giorni dal 1899 al 1902. Mirabelle finalmente si rende conto di tutto ciò che Abuela ha dovuto subire, patire, tutta la pressione anche sulle sue spalle. E lei in realtà voleva soltanto evitare che... Spavento. E voleva soltanto evitare che il ciclo si ripetesse. E Mirabelle, il cui talento penso sia l'empatia a questo punto, le dice: noi siamo salvi per merito tuo. Abbiamo ricevuto un miracolo per merito tuo. Psst, avvicinati. Vieni, vieni, vieni. Esattamente l'opposto di quello che ha detto qualche minuto fa. Lo so. Ma sì, non conosceva la storia, non aveva diritto di giudicare come invece ha fatto Abuela per tutta la sua vita. No dai, amore e perdono, perdono e amore. È tutto risolto. Tu sei una vecchiaccia perfida. Se la cattiveria avesse delle rughe saresti tu. Ah boh, ok, non devo fare nulla, meno male. Stavo per chiamare Hernando, cioè io ve lo dico. Tutti si riuniscono, i tre fratelli possono finalmente riabbracciarsi. E quale modo migliore per ricongiungerci se non con una canzone? Oh no, meno male che è l'ultima. Subito all'inizio c'è una cosa che io... Boh, Bruno spiega a Peppa la sua versione dei fatti il giorno del matrimonio, sai, no, quella del famoso non si nomina Bruno, Bruno dice: sister, io non è che sogghignavo, non volevo per dirti la sfiga, è che volevo soltanto dirti che ho visto le tue ascelle pezzate, volevo dirti yo, take it easy, segui il flusso. Se Bruno è il classico zio pazzo che beve troppo. Però bro, ma tu ti sei tenuto questa cosa per 10 anni? Questo argomento qui? Risolvibile! Così!
Buongiorno, anzi, buenos dias. Dalla distanza si sentono gli abitanti del villaggio a correre a dare una mano a ricostruire casita. Tanta gente che si aiuta, bellissimo. Non accade sempre. Settimane per ricostruirla, nel mentre dove dormono loro, I muratori, i madrigal, siamo i muratori, i madrigal. Ah, e io ho questa frase qui. Ma non vedi che brava che è? Io sento, vedi che brava che è. La sento così e d'ora in poi la sentirai anche tu così, non c'è di che. Che ho troppo amore nel cuore. Qua ho cringiato male, ho cringiato malissimo. Mariano, potevano non farlo cantare, cioè... E lei giustamente risponde, uè, uaiù, non ti preoccupare, al mondo siamo tantissimi, il mare è pieno di pesci, il mondo ha miliardi di persone, hai un orizzonte di fronte a te. Ecco mia cugina stalker che è proprio qua a fianco. I talenti ritornano e ognuno ne fa l'uso che crede stavolta. Io l'amo troppo, è un grande risultato, non è perfetta. Seriamente, nonna? Seriamente? Cosa? Cioè, dopo tutto sto discorso della perfezione che non esiste, amiamoci per quello che siamo, non porti obiettivi per conto di altri, allora non hai imparato davvero nulla! No, io volevo dire... Cosa volevi dire? Cosa? Senti, sono vecchia e testona, ok? In realtà la mia opinione non cambierà mai. Allora, per il bene del film e dei bambini, puoi fare finta, per favore? Ok. Ok, ricominciamo. Io l'amo troppo, è un grande risultato, non è perfetta. Chi lo è mai? Hai ragione! A Mirabelle viene dato l'onore di aprire la porta. Metafora, si chiude la porta e si apre un portone. Inserisce il pomello e la porta si illumina. Ma allora Mirabelle aveva un talento, doveva soltanto fare casino prima. Ora possiamo finalmente trattarla come noi e non fare finta come abbiamo segretamente deciso di fare poco fa. Nah, non è andata così, anche se non mi sarei stupita. Non è un talento, credo, è solo un ricordo delle vere fondamenta di questa casa e di questa famiglia. L'amare! Capito, bambina? Oh, aspetta, ma la candela? Non c'è più, quindi adesso la magia non dipende più da lei. Bene, siamo arrivati alla fine, pieni di domande. Ma mettiamo sul tavolo le certezze. Morale! Francamente farei copia e incolla della morale che ho messo per Turning Red. Tipo, non serve l'approvazione degli altri per vivere la tua vita. Non giudicare un libro dalla copertina. Ognuno ha una storia più profonda di quanto si immagini. Basta parlare a volte per risolvere i conflitti che credi siano irrisolvibili. E Camillo poteva fare molto, ma molto di più. Questo è uno dei motivi per cui Encanto mi sta qua. Lui è il personaggio più interessante per il suo talento. E il massimo che fa è mutare forma per prendere del cibo. Lo farei anch'io, però qui non è questo il discorso. A parte gli scherzi, sono stata un po' cattivella, con il concetto di questa famiglia. Però ultimamente, insomma, ho capito che se c'è la possibilità di vivere in una famiglia così unita, ci sono sempre dei conflitti. Però se è unita in questo modo, bisogna valorizzarla, non scapparci. Non è sempre così, avere una famiglia così non è molto comune. Molto bene, signori, il video di oggi finisce qui, spero che vi sia tanto piaciuto il riassunto di Eknonat e fatemi sapere quale altro film dovremmo guardare assieme. Oh, questa è una bottiglia d'acqua, non dovete vederla. Vi abbraccio fortissimo, ragazzi, davvero, grazie mille per la vostra vicinanza. A presto! Diventi su scena post-credit con effetti fighi! 2! Allora niente. Niente scena post-credit. Cioè, questa qui è la scena post-credit, veramente. Vabbè, ciao!